dire che si mette la mano nel piede e si ferma, parla nulla. È un documento molto interessante. Sì. L'azione che hanno fatto i vescovi polacchi a Papa Giovanni nel 58. Bene, bene. Eccoci qua. Bene, allora carissime colleghe, carissimi colleghi, benvenuti per questo ulteriore incontro. Vi facciamo fare una scuola molto intensa in questi giorni. Imparerete tantissime cose sui nostri due nuovi santi. Abbiamo oggi pomeriggio due testimoni del tutto privilegiati dei nostri due santi. Sono i due segretari personali che li hanno accompagnati durante tutto il tempo del loro pontificato. Qui alla mia destra vedete il cardinale Givis, non ha bisogno di molte presentazioni, sappiamo benissimo tutti chi è e gli siamo molto grati di essere con noi oggi pomeriggio. E poi più tardi, sperando che la tecnologia ci assista, avremo in diretta da Bergamo il cardinale Capovilla per darci anche lui una sua testimonianza. Alla mia sinistra abbiamo Don Ezio Bolis, che è il direttore della Fondazione Giovanni XXIII di Bergamo, che può integrare, supplire, a seconda di come sarà il nostro tempo e il collegamento con il cardinale Capovilla da Bergamo. Lo svolgimento sarà come abituale, daremo la parola al cardinale Givis, a cui io propongo due o tre domande introduttive, poi potrete porre voi delle domande a lui per fare una specie di conversazione. E dopo passeremo, se tutto va bene, al collegamento con Capovilla e a Don Bolis. Allora, i nostri bravi traduttori sono ancora vivi. Ah, tra l'altro, tu di poi quando parla Manuel, lo spiego un attimo. Più. Forse è meglio dire che mettono un che mezzo bicchiere d'acqua. What is this? No. Non sono io. Good afternoon, everyone, gathered here in the Press Media Center and those watching us from Via Conciliazione. We have a great afternoon prepared for you with some witnesses and friends of the saints. First of all, we have Cardinal Stanislaus Dziwisz, the Cardinal Archbishop of Krakow, who served as the personal secretary to Pope John Paul II for his entire pontificate. Then, with the help of God and technology, we will have a video hookup live with Cardinal Loris Capovilla from Sotto il Monte. And following that, we have next to us Father Ezio Bolis, who is the director of the John the 23rd Foundation of Bergamo. Adesso, quello che adesso vi parla è Don Manuel Dorantes, che è il mio assistente per la lingua spagnola, che è venuto apposta in questi giorni da Chicago, è messicano, è assistente per la lingua spagnola e fa un poco il servizio che ha fatto Tom anche durante il tempo del conclave e quindi è a servizio soprattutto delle emittenti e dei giornalisti di lingua spagnola. Quelli che vengono da America Latina e così via, e che hanno, o dalla Spagna, che hanno bisogno di assistenza per la lingua spagnola, trovare interviste, avere consigli, informazioni e dare anche il loro riferimento per conservare anche in seguito un contatto, li prego di mettersi in contatto con Manuel. Grazie. Following the conclave, Father Lombardi asked me to maintain the English list of journalists. What began with 60 is now 600, and we would like to do the same thing with Hispanic journalists. And for that reason, Father Manuel was invited from Chicago, born in Mexico,
to work with Hispanic journalists. And we're asking you, especially those in the English group who might be want to be on the Spanish list, to please give your names to Father Manuel. He sido invitado aquí a través del Padre Lombardi para asistirle para asistirle con todos los medios latinoamericanos. Soy el Padre Manuel Dorantes de la Arquidiócesis de Chicago. Y mi función, lo que el Padre me ha pedido, es ser de servicio a todos los medios de comunicación de habla hispana, por lo cual me interesa mantener una lista de contactos con todos ustedes. Si ustedes representan cualquier medio, estoy aquí para servirlos a ustedes, para poder comunicar el mensaje de la Iglesia a Latinoamérica. Entonces, cualquier información, cualquier entrevista, cualquier cosa que necesiten, estoy aquí para servirlos. Esta tarde estamos aquí para poder escuchar con gran alegría el testimonio de dos amigos de los santos. Nos acompañan el Cardenal Givish, exsecretario de Juan Pablo II, y ahorita él es el arzobispo de Cracovia. Y también, si Dios lo permite y la tecnología nos hace el milagro, estará con nosotros el Cardenal Capovilla, que fue el secretario de Juan 23. También nos acompaña el Padre Ezio Bolis, que es el director de la Fundación Juan 23 de Bérgamo. Allora adesso diamo la parola a Sua Eminenza il Cardinale Givish. Mi ha detto di proporgli alcune domande per iniziare la sua conversazione con voi. Io naturalmente gli chiedo quali sono i suoi sentimenti arrivando a questa meta, a questa giornata straordinaria che egli anche ha tanto desiderato come persona assolutamente convinta della santità di Giovanni Paolo II, e poi di dirci anche quali sono, a suo avviso, come persona che lo ha conosciuto così da vicino, quali sono gli aspetti più caratteristici, a suo avviso, della santità di Giovanni Paolo II. Grazie, Eminenza, per essere qui. Grazie per, grazie per l'invito che lei ha fatto di venire qui a incontrare giornalisti e dare mia testimonianza, non solamente testimonianza della vita del pontefice Giovanni Paolo II, ma anche prima, perché diversi ricordano che sono stato anche a Cracovia suo segretario 12 anni, cioè 39 anni ho vissuto con Giovanni Paolo II, prima con arcivescovo, cardinale e dopo pontefice qui a Roma. Ho vissuto con un santo, assolutamente, non solamente io ho avuto questa impressione, anche persone che stavano con lui, che lo conoscevano, erano del stesso parere, che si tratta di un santo. Io l'ho incontrato ancora al primo anno del seminario, lui era professore, ancora non era vescovo. Era bravissimo insegnante, ma a noi colpito sua preghiera. Dopo una lezione, durante l'intervallo, sempre andava in cappella e noi da lontano guardavamo come lui prega, che entra in contatto con il Dio, con il Signore. E questa era la lezione migliore di tutto per noi giovani, come si deve comportarsi, come pregare. E dopo mia esperienza parrocchiale, mi ha invitato a casa sua di aiutare in ufficio e così ho cominciato a lavorare accanto di lui. Nello stesso, preghiera. Non parlo di tutto altro lavoro, altri impegni. Parlo adesso con la santità tramite preghiera, che era preghiera contemplativa, cristologica. Non entro in questo tema, per il momento lascio, perché i traduttori hanno detto che bisogna rompere ogni tanto per fare traduzione.
I had the privilege of living 39 years with a saint. 12 of those years were spent in Krakow as auxiliary, as bishop and cardinal archbishop, and the remaining years when he came here to Rome as the bishop of Rome. I lived with a saint. And how did I know that this was sanctity? It was not all of the duties and projects and work that he was doing, but it was his way of praying. I was one of his students in the seminary, and he was an outstanding professor. But right after class, he would go to the chapel and pray. As a young priest, I went over to the house and helped him with different things in the office. But it wasn't the work that impressed me, it was his quality of prayer. He vivido con un santo. 12 años, cuando él era obispo, arzobispo y cardenal, y en total 39 años después de que se convirtió en el obispo de Roma, he vivido con un santo. ¿Cómo yo sabía que él era santo? No a través de los proyectos y las cosas que le ocupaban, sino a través de su vida de oración. Yo tuve la fortuna de ser uno de sus estudiantes, y como profesor veía cuando al terminar la clase se iba a rezar. Su oración siempre lo encontraba orando en la capilla, como cualquier otro sacerdote. Esto continuó incluso cuando se convirtió en el Papa. Él tenía una vida de oración y era una oración contemplativa. Mi domandano spesso quante ore lui pregava. Lui pregava con la sua vita. Non si poteva dividere preghiera, lavoro. Tutta la sua vita era una preghiera. E anche tutto che faceva passava per la preghiera. Per chi pregava? Diversi parlavano della preghiera geografica. Cioè passava ogni giorno paese dopo paese, nazione dopo nazione e pregava per diverse cose, per la pace, per la giustizia, per il rispetto delle persone, rispetto dei diritti umani. E anche pregava per persone concrete. Per esempio, collaboratori forse non sapevano che ogni giorno Papa pregava per loro, pregava per la Chiesa. Così eravamo tutti nella sua preghiera. Quando entrava in udienza, anche udienze private, prima pregava per la persona che doveva incontrare e dopo accompagnava con la preghiera le persone che riceveva. Lo stesso durante l'udienza, soprattutto quando qualcuno parlava, aveva un address, un saluto a lui. Quando lo dava, lui pregava sempre più fortemente. Solo persone vicine a lui sapevano di queste cose. Per esempio, Monsignor Marini. Lui potrebbe anche dire come lui celebrato le messe. In cappella privata, non voleva parlare mai prima della messa, perché ultimi momenti sempre lasciava per prepararsi a Dio. E sempre dopo la messa anche ringraziamento. Non dico tutte le pratiche che lui aveva, adorazioni, via crucis e rosari. Rosario, per lui era sempre rosario la preghiera cristologica, cioè meditazione della vita con Maria, della vita di Gesù con Maria. È anche interessante sua devozione allo Spirito Santo. Suo padre, che era ufficiale dell'esercito, lo ha insegnato di pregare allo Spirito Santo per chiedere i doni dello Spirito Santo. E tutta la vita, ogni giorno, non dimenticava mai questa preghiera, anche in ultimo giorno, anche si rivolto allo Spirito Santo. Pope John Paul II prayed with his entire life. His entire life was a prayer. He would pray for great issues and causes of peace, of justice, of human rights.
He prayed for very concrete situations, for people in those situations. He prayed for priests, for the church, for workers, those who were suffering. Before he would meet somebody, be it in a private audience or a public audience, he would pray for the person that he was about to meet. And when he completed that meeting or the audience, he would pray for those he had just met. Regarding his celebration of Mass, he always maintained those moments of silence just before the celebration to prepare for it. And after Mass, it was a very important time to meditate and to be quiet before he spoke. Archbishop Marini, who's here, is a witness to all of that as they worked so closely together when he was the Master of Pontifical Ceremonies for that pontificate. John Paul II's forms of prayer were adoration of the Blessed Sacrament, the Via Crucis, or the Way of the Cross, the Rosary, but the Rosary was a Christological Rosary, always reflecting on Mary and her life with Jesus. He had a tremendous devotion to the Holy Spirit, which was rather unique. His father, who was a military officer, taught him the prayers to the Holy Spirit and what it meant to be devoted to the Holy Spirit, and he maintained that devotion right up until the end of his life. A menudo me preguntan, ¿cuántas horas rezaba? Rezaba toda su vida. Su vida era una oración. Y todo lo que él hacía tendría que ser filtrado a través de la oración. ¿Y por qué rezaba? Rezaba por la paz, por la justicia, por los derechos humanos, por los que sufren. Pero también rezaba por situaciones y personas concretas, por sacerdotes, por la iglesia. Recuerdo que antes de las audiencias, siempre rezaba por las personas con las cuales él se reuniría. Y después de las audiencias, rezaba también por las personas con las cuales se había reunido. Monseñor Marini, que está presente aquí, fue su maestro de ceremonias y él también es testigo de esto. Recuerdo también que cuando él celebraba la misa diaria en su capilla privada, jamás nos decía una sola palabra antes de comenzar la misa. Únicamente después de celebrar la misa es cuando ya nos hablaba a nosotros. ¿Qué tipo de oración era la de él? La adoración del Santísimo, el Via Crucis, el Rosario, que para él, él vivía el Rosario como una oración cristológica, meditando la vida de María al lado de Jesús. Tenía también una devoción especial al Espíritu Santo. Su padre, él es el que le enseñó a rezar y a tenerle esta devoción y siempre pedirle al Espíritu Santo. Y soy testigo de esta devoción que estaba viva incluso en su último día. Lasciamo la preghiera, almeno per momento. Vorrei toccare anche altro aspetto di sua, si può dire, santità, sofferenza. Era uomo segnato dalla sofferenza, tutta la sua vita. Quando era giovane perse la madre, suo fratello, dopo, quando era studente, seminarista, perse suo padre, rimasto solo. Sofferto tanto, mancanza soprattutto suo padre, per lui era padre e amico. Durante la guerra ha avuto grave incidente, sembrava che finisca la vita, è stato salvato. Ricordiamo bene, almeno molti di noi qui presenti, attentato a Piazza San Pietro. Sono stato dentro ambulanza con lui, quando ancora era cosciente, pregava sotto la voce, ma si sentiva, per attentatore. Non sapeva chi era, ma già perdonato. E ho offerto questa sofferenza per la Chiesa, per il mondo. Dopo ho ritornato a questo tema dicendo che grato al Signore che ha potuto soffrire. E dopo siamo stati testimoni come lui ha affrontato sua malattia, sua vecchiaia, non nascondeva, ha dato esempio a tanti malati sofferenti
come si deve soffrire, perché sofferenza ha senso. E dopo le ultime ore, naturalmente, doveva soffrire, ma non si lamentava mai. Cristo ha salvato il mondo tramite la croce. E questo era suo comportamento. E anche come si preparava alla morte. Diceva a noi, tutta la vita dell'uomo dovrebbe essere grande preparazione alla morte, perché questo è il più importante incontro della vita dell'uomo, incontro con il Signore. E lui ridato alla morte dignità, vera dignità. Another aspect of Pope John Paul II's holiness was through suffering. He was a marked man from the beginning by suffering. He lost his mother when he was young, his brother, and his beloved father as a seminarian. He missed his father terribly because he was not only his father, but also his friend. I can't help but remember the assassination attempt on his life in 1981. I was in the ambulance with him as we rushed him to the hospital. And he prayed very quietly for the one who tried to kill him, not even knowing who he was. And he told us then he would offer his suffering for the world. He showed us in the end, through his old age, accepting that old age with grace and dignity, and the terrible sickness of Parkinson's, he was very conscious of the fact of giving an example to many people who were suffering. He taught us the meaning of suffering, and that suffering does indeed have a redemptive meaning. Christ saved the world from the cross. That's what he taught us. He also told us very often how all of our life was a preparation for death. And he showed us that right up until the end. Juan Pablo II fue un hombre marcado por el sufrimiento. Perdió a su madre y a su hermano de niño, y después a su padre cuando él estaba en el seminario. Esta pérdida de su padre fue especial, aún más fuerte para él, ya que él veía a su padre no nada más como padre, pero también como amigo. También se me viene a la mente el recuerdo del atentado contra él aquí en la Plaza de San Pedro. Cuando yo iba en la ambulancia hacia el hospital, alcancé a escucharlo a él rezando en voz baja por aquel que había atentado contra él, aunque no sabía su nombre, y ofrecía el sufrimiento por la iglesia, por el mundo y por aquel que le había atentado. En sus últimos días, Juan Pablo II nos enseñó cómo sufrir. Él sufría, pero jamás se quejaba. Nos mostró el verdadero significado de la cruz y el sacrificio de Jesús, que nos da un sufrimiento, pero un sufrimiento que tiene el valor de la redención. Él decía, toda la vida del hombre debe de ser una preparación para la muerte. Altro tema che si può toccare rispetto alla persona. Lui era uomo di ascolto, sapeva ascoltare, lasciava sempre a ciascuno che veniva da lui momento, possibilità di dire quello che vuole dire il Santo Padre. Non significa che condivideva tutto quello che sentiva, ma rispetto alla persona e anche rispetto non solamente per i cristiani, ma per i non credenti, non cristiani, ebrei, musulmani. Grande rispetto. Per questo era leader religioso per tutti, combattuto tutti i muri. Penso che qui ha aperto molto la Chiesa al mondo e ha avvicinato il mondo alla Chiesa. The Holy Father was a man who listened. He
He listened to everybody that came to him and wanted to respect them as human beings, gave them the opportunity to speak what was on their mind and their heart. He let people speak. He listened to Christians, non-believers, non-Christians, Jews, and Muslims. He opened the church to the world, and he opened the world to the reality of the church. Otra característica de Juan Pablo II era su respeto por la persona. Él era un hombre que siempre escuchaba. Ahora, esto no significa que el hecho de que siempre escuchaba, siempre estaba de acuerdo con lo que escuchaba. Hay que aclarar esto. Y escuchaba con atención a los cristianos y no cristianos, a los judíos, musulmanes y no creyentes. Se puede decir que él abrió el mundo de la iglesia al mundo y el mundo abrió, él fue el puente por el cual el mundo descubrió el mundo de la iglesia. Grupo privilegiado para lui erano sempre malati. In tutti i viaggi, anche qui a Roma, ho visitato ospedali, ha sempre incontrato malati. E anche come si è comportato, soprattutto malati, con le malattie, veramente come per esempio San Francesco, ricordiamo, padre Lombardi era presente in cattedrale, hanno portato un bambino malato a AIDS. Tutti erano molto attenti per non avvicinarsi. Il Papa ha preso sulle mani questo bambino, ha baciato e dato ai genitori malati e anche poveri, perché viaggiava tanto in Africa o in Asia, soprattutto nei paesi poveri, per gridare, dare la voce alla gente che soffriva di mancanza, della povertà, e anche gridare verso i ricchi di primo mondo che devono cambiare comportamento verso paesi che hanno bisogno di aiuto. Terza cosa che questo gruppo che si deve assolutamente privilegiato da lui erano giovani. Giovani, questo rapporto con i giovani di amicizia, amicizia di gente. Lui dall'inizio ha sentito che i giovani domandano, sono sensibili e bisogna accompagnarli, dare le risposte ai giovani. E così abbiamo visto come una giornata all'altra mondiale lui seguiva anche qui a Roma e anche incontrava sempre durante tutti i viaggi fuori Italia, anche in Italia, con i giovani, perché aveva grande fiducia, vedeva tramite i giovani il futuro della civiltà e anche della Chiesa. The Pope had a great affinity for those who were sick. They were his special people. He always met sick all along the way, every place he went, visiting hospitals, whether it be here in Rome or in foreign countries. He moved very quietly but closely to the sick. I'll never forget his visit to San Francisco early on in the pontificate when we went into the cathedral and there were some people who were very sick, including a young baby with AIDS, a young child with AIDS. Everyone was very careful in not getting close to that person. The Pope took the child in his arms and kissed him. In Africa, Asia, in the Third World, he manifested a great desire and love for the poor. He wished to give voice to the poor. He was concerned about the rich who did not pay attention to the poor. The rich must change their attitude towards the poor. And of course, the very special group of people in his life were young people. He loved young people. He heard their voices. He chose to walk with them and taught us that we must accompany them, especially when they have great questions. And what he tried to do was answer some of those questions. Yes, we can think of the great gatherings of young people known as World Youth Days,
But it was not only in those great moments, but also each country that he visited, he would find an opportunity to meet with young people. They were the future, and they were his. En el corazón de Juan Pablo II había un amor especial por los enfermos. Siempre quería ver y estar cerca de los enfermos, en cada uno de sus viajes. Recuerdo una ocasión que estábamos en San Francisco, en la catedral. Allí había un niño con SIDA, el cual no muchos se acercaban a él. Él, en cuanto lo reconoció, y reconoció que esta era la razón por la cual no se acercaban a él, se acercó al niño y lo abrazó y lo besó. También tenía un espacio especial en su corazón por los pobres. Es por eso el motivo de sus viajes a África, Asia y los países más pobres del mundo, donde él retaba a que los ricos deben y tienen responsabilidad por sus hermanos más pobres, y retaba a las naciones a que ayudaran a los países que necesitaban más. En su corazón también había un espacio especial por los jóvenes. Él quería que la Iglesia acompañase a los jóvenes en sus preguntas, en su juventud. Él quería que la Iglesia le diese respuestas a las preguntas que los jóvenes se hacen el día de hoy. Quizás podemos pensar en las jornadas mundiales, pero déjenme decirles que en cada país que visitábamos, teníamos que tener la presencia de los jóvenes. Él tenía una fe muy grande en el futuro de la sociedad y también en el futuro de la Iglesia. Padre Lombardi me dice que bisogna finire solo per cosa ha fatto il Vaticano. Non entro negli affari della Curia, ma voleva due cose assolutamente il Vaticano. Casa per i poveri, perché lui ha chiamato Madre Teresa di Calcutta e dice: Madre, io non posso dormire tranquillamente quando so che sotto le finestre sono poveri senza tetto. E così si è creata questa qui, grazie anche a Madre Teresa di Calcutta. E altra cosa, voleva due cose, per i poveri, e anche convento per contemplativo, per la preghiera, per la Chiesa, per il mondo. E così venivano suore di clausura qui in Vaticano per pregare come si doveva fare. The question often was arisen, what did he do for the Vatican or for Vatican City? And there's two things. He was very concerned that there be a house in Vatican City for the poor. He phoned Mother Teresa and said, I can't sleep very peacefully at night when I know there are many homeless people sleeping on the floor, sleeping on the ground below my windows. And with the help of Mother Teresa, he opened up the house here, Dona Maria, which is to the right of us, for poor people here in the city. And secondly, he desired a convent, a contemplative convent of sisters that would be praying here in Vatican City. And he began that convent, which is in the Vatican Gardens. ¿Qué hizo en el Vaticano? Él decía, no puedo dormir muchas noches viendo tanta necesidad a mi ventana, viendo a tantos pobres que no tienen dónde dormir y quedándose ahí afuera. Así que le pidió a la Madre Teresa de Calcuta que instituyera aquí en el Vaticano una casa donde pudiesen atender a aquellos que no tienen y que tienen muchas necesidades. Y el segundo punto, muy clave, trajo la oración de una manera más concreta al Vaticano. Le pidió a una congregación de clausura que vinieran y puso un convento en los jardines del Vaticano. Siamo felici che in questa casa abita adesso Santo Padre Benedetto XVI, e la preghiera si continua. Così il Papa ha detto che adesso proprio si dedica alla preghiera per tutto il mondo, per le cose, delle necessità della Chiesa. I'm happy e questo to tell è anche you, molto bello.
this contemplative prayer continues now because the one living in that house is Pope Benedict XVI, who continues to pray for the church. Je résume en trois phrases pour la télévision française et la radio française qui est ici. Le cardinal Dziewicz vient de dire qu'il a vécu 39 ans avec un saint, 12 ans à Cracovie et les autres années ici au pontificat de Jean-Paul II. Un homme de prière, un homme familier à la souffrance, un homme qui n'avait pas peur de rencontrer les malades, un homme qui avait une place très spéciale dans son cœur pour les pauvres et surtout pour les jeunes. C'est un homme qui nous a enseigné avec sa vie et surtout la manière qu'il a affronté la souffrance et accepté la mort avec dignité. Su Eminencia agregó que está feliz de saber que el Papa Emérito Benedicto XVI continúa el deseo de Juan Pablo II de que vivieran en oración en esta casa, en los Jardines Vaticanos, donde ahora habita el Papa Emérito Benedicto, el cual se ha dedicado a rezar por el bien del mundo y de la Iglesia. Bene, adesso mi dicono che possiamo parlare con il Cardinale Capovilla. Non so se sui monitor voi abbiate già una linea, comunque, allora, Eminenza, ci sente? Eccoci, allora, grazie di essere venuto con noi e noi sentiamo la sua presenza in mezzo a noi. Qui abbiamo il Cardinale Dziewicz, abbiamo tanti giornalisti che vogliono vederla e ascoltarla. Le chiediamo una testimonianza. Quali sono i suoi sentimenti in questa vigilia della canonizzazione? Quali sono gli aspetti di santità di Giovanni XXIII che lei ha conosciuto e seguito? E cosa significa questa canonizzazione per la Chiesa? Ci apra il suo cuore, siamo pronti ad ascoltarla con grande gioia. Grazie, grazie. Allora... questo vecchio prete Loris Francesco Capovilla che vi parla dalla casa di Papa Giovanni, detta Cammaitino, casa di Martino, è commosso, confuso ed intimidito. Ringrazio il signor Cardinale Stanislao della lezione che ci ha dato. Io la accolgo nel mio animo, ne farò oggetto di meditazione nei prossimi giorni. Sento di dovermi inginocchiare dinanzi alla confessione di Pietro, attorno alla quale ruota tutta la mia umile, povera, semplice vita data a Gesù, alla Chiesa e, confido, data all'umanità intera. Io sento la grandezza e la bellezza di quest'ora che viviamo. Vengono spesso qui gruppi di bambini e bambine, dicono andiamo alla casa di Papa Giovanni. Papa Giovanni è un santo, non lo dicono oggi alla vigilia della canonizzazione, ma l'hanno detto da tanti anni. Vengono, parlo ai bambini, alle bambine, molte volte vengono anche bambini e bambine musulmani e parlo a loro con il cuore di un papà, se volete, di un nonno. Domando ai bambini e bambine, tu lo sai a quanti anni è morto? Papa Giovanni, bambini intimiditi, dico, no, non ti preoccupare, te lo dico io, aveva 81 anni e 6 mesi. Ma io devo dirti una cosa, non ho visto morire un vecchio uomo di 81 anni e 6 mesi, ho visto morire un bambino. Perché aveva gli occhi splendidi come i tuoi, che hanno il fulgore delle acque battesimali, e aveva il sorriso sulle labbra, come il tuo, che è la bontà che sale
dal profondo del cuore. Lui stesso, adesso onorato in questa maniera dalla Chiesa universale, riverito da tutta l'umanità, appaiato così nobilmente e santamente a Giovanni Paolo II, presso il quale altare mi inginocchio con tutti i suoi fratelli e figli della Polonia e del mondo intero. La Polonia è onorata e incoraggiata da ciò che Giovanni Paolo II ha fatto per il suo paese, ma tutto il mondo lo ringrazia, lo venera e fa proprio le parole del signor Cardinale, suo segretario per tanti anni, per una vita intera, alle parole che abbiamo appena udite del Papa Francesco, al giudizio così bello, ho letto l'articolo stamattina di Papa Benedetto XVI. Tutto il mondo sembra essere in questi giorni unificato. E ne prendo occasione per dire che ringrazio vivamente tutta la stampa internazionale, perché questi eventi, prima la celebrazione cinquantennale dell'11 ottobre 1962, Gaudet Mater Ecclesia, poi l'enciclica Pacem in Terris, Giovanni Paolo II ha detto impegno permanente dell'umanità. Poi il testamento di Giovanni Paolo II, che ha detto a tutti noi, dopo 27 anni di pontificato, dopo aver percorso tutte le vie del mondo, aver parlato, catechizzato, evangelizzato, il grande evento che lui stesso ha chiamato il più grande evento religioso e storico del secolo XX, nel suo testamento mette quella parola che lascia un po' tutti noi trepidanti. Raccomando a chi verrà dopo di me di continuare a scavare. Allora dobbiamo dire grazie a lui, dobbiamo dire grazie a Benedetto XVI che ha detto il Concilio Vaticano II è la stella polare della Chiesa Cattolica e di tutti gli uomini e donne di buona volontà del mondo intero. Non siamo estranei l'uno all'altro. I am an old priest, moved, confused, and intimidated in this particular moment, and I welcome the words of Cardinal Jivich. I kneel before the altar of confession of Peter, and I appreciate the greatness and beauty of this hour that we are living. Many people come up here to Bergamo, to Sotto in Monte, especially young children, and they say, we're going to the house of a saint, of Saint John. Long before he will be canonized, people have been calling him a saint. And there's many young people that come here that are also Muslims. I often ask the children, how long ago did Papa Giovanni die? He was 81 years old when he died, 81 years and 6 months. But I was a witness, and I didn't watch an old man who died. I watched a child who died with a smile on his face. He lived humbly, he loved simply. Now when I come to St. Peter's, which I come often to the altar of confession, I kneel down at that altar, but I also kneel at the altar of John Paul II. And I give thanks to God with all the sons and daughters of Poland for this great person that you gave us and that you gave the whole world. I bow with reverence before his personal secretary, Cardinal Jivich, who's here with you, who spent a whole lifetime with this man.
I also give thanks for Pope Benedict for the words I just read in the newspaper, the beautiful words that Pope Benedict spoke about Pope John and about Pope John Paul II. I remember those opening words of the Second Vatican Council, Gaudet Mater Ecclesiae, rejoice Mother Church. I remember the words of Pacem in Terris. I remember the great testament of John Paul II, who traveled every avenue and road of the world, who went to every corner of the world, who did something great in the 20th century. But I especially remember those words in the end of his testament, his last will, where he said, I recommend to the one who follows me to continue to go deep. I remember also the beautiful words that I just read, that the Second Vatican Council was the guiding star of humanity. And let us not forget that. Las palabras del Cardenal Capovilla. Me dirijo a ustedes como un viejo, cansado y confundido. Me dirijo a ustedes desde la casa de Juan 23. Y me recuerdo, ahí donde están ustedes, tantas oportunidades que he tenido de arrodillarme delante del altar de la confesión de San Pedro. Quiero compartir con ustedes mi simple vida, mi vida que ha sido dada a Jesús, a la Iglesia y al mundo. Estoy aquí para hablarles con el corazón. Saben, en esta casa donde me encuentro, la casa de Juan 23, es visitada por muchas personas cada año. En especial, a veces nos visitan los niños y en esta zona tienen a venir niños musulmanes. En una de esas visitas, una vez me preguntaron los niños, ¿sabe usted cuántos años tenía Juan 23 cuando murió? Y les dije, bueno, claro que sí, tenía 81 años y 6 meses cuando murió. Pero saben, yo no vi morir a un viejo. Yo vi morir a un niño. Un niño que tenía el fulgor en los ojos de las aguas bautismales, tan claras como las suyas. Una sonrisa en esos labios que salía desde lo más profundo de su corazón. Un hombre que vivió y murió humildemente y de una manera simple. Quiero darle las gracias también porque al recordar el altar del San Pedro, me acuerdo también de las veces que he ido a arrodillarme delante del altar de Juan Pablo II. Y quiero dar gracias en especial a Polonia por haber compartido con nosotros a este gran hombre. Este gran hombre que cambió la vida no solamente de Polonia, sino del mundo entero. Le agradezco a su eminencia Dziwisz por el trabajo que él hizo al lado de Juan Pablo II. Le agradezco al Papa Francisco y al Papa Emérito Benedicto XVI por sus palabras dirigidas en estos últimos días. Amigos, el mundo en estos días, en este evento, estará unido. Habrá unidad entre nosotros en esta gran celebración. Les agradezco a ustedes, periodistas de la prensa internacional, que están presentes y hacen posible este momento a tantas personas en el mundo. Recuerdo esas primeras palabras del concilio. Gaudet Mater Ecclesiae. Alégrate, Madre Iglesia. Recuerdo las palabras Pacem in Terris, el testamento que nos dejó Juan 23. Pero también recuerdo el gran testamento de Juan Pablo II, sus 27 años de pontificado y sus tantos viajes en los cuales predicaba y nos decía, vayan a lo más profundo, no se queden en lo superficial. Debemos dar gracias a Dios por él y debemos dar gracias a Juan 23 por el Concilio Vaticano II que nos regaló, que es la estrella que brilla más profundamente por la cual la Iglesia seguía en su vida. Gracias.
entrerete nel regno dei cieli e vuol dire non capirete niente di quella che è stata la lunga storia della Santa Chiesa Cattolica, del cristianesimo che si è diffuso in tutto il mondo per portare la buona notizia, Evangelii Gaudium. Jorge Bernanos ci ha detto, ci ha dato la definizione del santo, io la applico tanto volentieri a Papa Giovanni, la applico tanto volentieri a Giovanni Paolo II. Sì, anche a viventi, non facciamo il nome dei viventi, anche a viventi, non solo pontefici e sacerdoti e monaci e suore, ma il popolo di Dio e tutti gli onesti. Non posso dimenticare le parole di San Pietro, io prete cattolico, là dove uno crede in Dio e cerca la giustizia e gli è gradito a Dio. La definizione di Papa Giovanni è due occhi e un sorriso, l'innocenza e la bontà. Lo dico anche per Giovanni Paolo II. Io mi sono specchiato nei suoi occhi nel primo incontro che ho avuto con lui al cimitero polacco di Loreto, dove ero delegato pontificio. L'ho incontrato poi nel primo anno del suo pontificato, quando mi ha chiamato per concordare il primo pellegrinaggio a un santuario mariano italiano, perciò a Loreto dove ero delegato, e mi disse: Capovilla, per quanto riguarda quello che si deve fare, decida pure lei come crede, mi dica solo una cosa, mi parli di Papa Giovanni. Il signor cardinale Stanislao forse ricorderà, sono venuto a Castel Gandolfo, il Papa mi ricevette in cappella, mi disse quelle parole straordinarie: lei sarà contento di trovarsi in questa casa. Io desideravo essere interrogato da lui, perciò gli dissi: Santità, ho tanti ricordi e tante emozioni, ma ho anche imparato a soffrire in questa casa. E mi ha detto: come? Abbiamo parlato a lungo. Abbiamo parlato delle uscite del Papa per le vie di Roma. Abbiamo parlato dell'annuncio del Concilio. Abbiamo parlato di pacem in terris. Abbiamo parlato di certe udienze o di certe finestre aperte che destarono qualche preoccupazione. Sono pieno di rispetto verso tutti e tutti hanno aiutato Papa Giovanni e tutti hanno aiutato i papi che sono venuti dopo e tutti coloro i quali sono uomini e donne di buona volontà sanno che nulla può resistere all'amore. Che in ogni caso, anche se qualcuno di noi qualche volta ha dato dispiaceri alla Santa Madre Chiesa, parlo di noi sacerdoti per primi, vediamo le braccia spalancate del Padre, congiungiamo le mani e domandiamo perdono. Ma questo è l'atteggiamento solo di un bambino? Perché Jorge Bernanos ha detto che i santi, veramente dovremmo esserlo tutti, perché il capitolo quinto della Lumen Gentium dice che è vocazione universale, non del Papa, o dei preti, o delle monache, di tutti. Veramente, Jorge Bernanos dice, i santi sono coloro che non sono mai usciti dall'infanzia, ma questa condizione l'hanno via via cresciuta e cresciuta con loro a misura della vocazione ricevuta e della missione loro assegnata. Non ha fatto questo Papa Giovanni, partito dai viottoli polverosi di questo villaggio del quale io vi parlo. E non ha fatto questo il Papa è venuto dall'Oriente, da lontano, carico di grandi esperienze, carico di sofferenze, carico delle sofferenze anche del suo popolo. Noi abbiamo tutti sofferto. Non siamo qui per piangere, peggio ancora per condannare, siamo qui per amare,
e servire il santo e colui che non è mai uscito dall'infanzia. Me lo dovete permettere, poi per fax o d'altro lo manderemo. Ve lo devo leggere questo pensiero. Siate santi, perché io, il Signore, sono santo. E vi leggo questo pensiero, dopo vi dirò il nome dell'autore, dopo ve lo dirò il nome, perché ciascuno di noi rifletta. È un prete che ha scritto questo, un prete romano. È facile amare i poveri, ma non è altrettanto facile è amare la povertà. È facile amare i santi, non è altrettanto facile amare la santità. È facile dirsi, darsi ad opere assistenziali, specie con i soldi degli altri, non è altrettanto facile soffrire sorridendo e consolando chi c'è intorno a noi. È facile narrare mirabilia dei penitenti, non è altrettanto facile è fare una penitenza che sia tale e non sia una esperienza devozionale. È facile disprezzare gli onori in conversazione, non è altrettanto facile accettare il disonore immeritato. È facile, in una parola, dirsi cristiani, non altrettanto esserlo. L'autore è un prete romano, un letterato, Don Giuseppe De Luca, che fu anche mio maestro, al quale io ho celebrato i funerali nella Basilica che il Santo Padre si è degnato di offrirmi, Santa Maria in Trastevere, dove si vive e si lavora con lo spirito dell'infanzia spirituale. Papa Giovanni è stato un bimbo, Giovanni Paolo II è stato un bimbo. I'm going to summarize what I just heard for the first time. Saints are those who never abandoned or forgot their childhood. This is a saying that's attributed to George Bernanos, but it's also a saying that can apply very easily to Pope John the 23rd and to Pope John Paul II. When I think of how Christianity spread throughout the whole world and the gospel, that it spread so quickly, it spread through the gift of love and charity. John the 23rd spoke about the people of God, all people of the world. He spoke about those who believe in God are those who seek justice. He spoke about innocence and goodness. I remember when I looked into the eyes of John Paul II, when he came to visit the Holy Shrine of Loreto, where I had been the apostolic delegate. And we went to the cemetery in Loreto, the Polish cemetery. And I remember looking into his eyes and seeing something extraordinary. I remember when he invited me to Castel Gandolfo to visit him. Pope John Paul II, I thought, was going to interrogate me about all kinds of things and ask me questions, but he told me, speak to me about John the 23rd. Talk to me about him. Talk to me about the council. Talk to me about Pacem in Terris. Talk to me about the audiences. Talk about the windows that he was able to open. Talk about the concerns that he had. Talk to me about the men and women who were part of his life. And I learned in listening to him that nothing really can resist love. I learned in watching John Paul II that he too was a child. Lumen Gentium chapter 15 speaks about the universal call to holiness, not just to nuns and priests or bishops, but to all men and women. I learned from him what that means. Karol Wojtyła came from that foreign country. He taught us that even those who love must suffer much. They suffer, but they don't cry. Saints are those who never left their childhood. And I want to quote something from a priest in Rome. I won't tell you the name, I'll tell you just at the end. He told us it's Father De Luca. Be saints, because the Lord invites us to be holy. Be holy.
It's easy to love the poor, but it's not easy to love poverty. It's easy to love the saints, but it's not easy to embrace holiness. It's easy to speak positively about social assistance and love those who are involved in it. It's not easy to suffer smiling with joy in our hearts and to console those around us even when we're suffering. It's easy to speak about those who do penance. It's not easy to do penance. It's easy to speak about those who receive honors, but it's very uneasy to dislike those honors for ourselves. Un santo es aquel que jamás se le olvida cómo ser niño. Juan 23 y Juan Pablo II jamás se olvidaron cómo ser niños. Pero no nada más quisiera hablar de ellos, sino que quiero hablar acerca de este llamado a no olvidarnos cómo ser niños, todos, todos los que creen y los que no creen, todos los que son honestos. Si uno cree en Dios y busca la justicia, también reflejará el rostro de un niño. Recuerdo ver ese rostro en la cara de Juan Pablo II cuando vino al cementerio polaco en Loreto, cuando él había visitado Loreto en un peregrinaje. Y después me invitó a la capilla privada en Castel Gandolfo. Y yo estaba emocionado por ir a verlo. Y yo deseaba que él me interrogara. Y él me dice, pues usted ha de haber tenido muy buenos recuerdos de esta casa. Y le dije, sí, pero también he sufrido mucho en esta casa. Y después él me dijo, cuénteme sobre el concilio, cuénteme sobre Pacem in Terris, cuénteme sobre las ventanas que abrió el concilio y Juan 23, cuénteme sobre el respeto por todos aquellas personas que están hechas a imagen y semejanza de Dios. Amigos, todos estamos invitados a la santidad. Pidamos perdón delante de Dios por aquellas veces que hemos ignorado este llamado. En Lumen Gentium, capítulo 15, nos dice que todos, absolutamente todos, somos llamados a la santidad. La santidad no es algo exclusivo del Papa o de los obispos, de los monjes o de los sacerdotes, sino de todos. La santidad es para todos. Todos hemos sido llamados. Amigos, no estamos aquí en este mundo para condenar. Estamos aquí para amar y para servir. Sean santos como yo soy santo. Les comparto finalmente una reflexión de un sacerdote romano, Giuseppe De Luca, que fue uno de mis profesores. Él escribió este documento. Y aquí, con todo respeto al cardenal, pues ya saben, no pude agarrar todo, así que ojalá y al menos lo importante voy a tratar de darles aquí en resumen. Es fácil amar a los santos, pero no la santidad. Es fácil darse a las obras de caridad, pero no es fácil sufrir sonriendo y consolando a aquellos que sufren. Es fácil hablar de penitencias, pero es difícil hacerlas. Es fácil dar una palabra de honor, pero es difícil el sufrir. Ojalá y después tengamos el texto que les podremos hacer disponibles. Nel momento di prendere congedo, chiedo scusa della povertà delle mie parole, delle mie espressioni, ma non so esprimere pienamente tutto quello che si agita nel mio cuore, ma ne approfitto per dire il mio rispetto, la mia gratitudine, la mia ammirazione per il popolo romano che ama il Papa.
ricordo la bella parola, grande parola del Cardinale Tardini, commemorando con emozione, con amore, Pio XII davanti a Papa Giovanni, disse: santità, i papi muoiono, il Papa non muore. Ricordo l'emozione di Roma quando ha saputo che il papà, Papa Giovanni, se ne partiva, si è riversato nelle strade, e io ricordo le sue grandi parole quando l'ultima apparizione al balcone dell'Angelus disse: seguiamo, seguiamo il Signore che sale al cielo. Ma non potendo seguirlo oggi o domani e dovendo rimanere qui sulla terra, imitiamo gli apostoli, i discepoli, e ritiriamoci tutti nel cenacolo insieme, in comunione, con amore, a un'assemblea di fratelli e sorelle presieduto dalla mamma, dalla Madonna. Uno di quei giorni, inginocchiato accanto al suo letto, io dissi a lui: Santo Padre, qui siamo alcune poche persone nella camera, ma se vedeste la piazza, credevo che, riservato come era, contrario ai complimenti, mi dicesse: lascia perdere. Invece mi disse: è naturale che sia così. Muore, muore il Papa. Io li amo, loro mi amano. Questo grande grido di amore, ma anche di perdono però. Io chiesi perdono al Papa poco prima che morisse. Dice: io sono stato al vostro fianco, non sono stato l'uomo che voi meritavate, Santo Padre, ma vi ho dato me stesso, ve l'ho dato con sincerità, questo sì, con fedeltà. E lui mi disse, mettendo le sue mani sopra le mie, che erano appoggiate al suo capezzale: Loris, lascia perdere queste cose, non dire questo. Quello che importa è che abbiamo fatto il nostro servizio secondo la volontà del Signore. All'infuori di quella non c'è altro. Il nome, il regno, la volontà del Signore. Non ci siamo soffermati a raccattare i sassi che qualche volta al di qua e al di là della strada ci venivano lanciati addosso. Abbiamo taciuto, abbiamo perdonato, abbiamo amato. Questo importa, l'ultima grande parola che deve percorrere tutto il mondo, anche attraverso il nostro cuore, le nostre labbra, è questo: amiamoci gli uni gli altri, così onoreremo i nostri santi, così faremo camminare la civiltà dell'amore verso le ancora lontane frontiere di quel nuovo ordine che è stato profetato in pacem in terris, fondato sulla verità, costruito secondo giustizia, animato dall'amore e posto in atto nella libertà. Grazie, grazie. Before I say goodbye to you, I want to just express my own feeling about this, the poverty of my words, my simple words. I can never fully express the respect, the gratitude, and the admiration for the people of Rome who welcomed us. I remember the words of Cardinal Tardini speaking about Pope Pius XII to Pope John XXIII. And there was an expression he used. John XXIII said, "Popes die, but the Pope doesn't die." I remember very well his final Angelus address, which it seems was given on the Feast of the Ascension of the Lord. And I can still see Pope John raising up his arms in the window, saying, "Let us follow the Lord as he goes up to heaven." In that upper room, the Mother of the Lord will gather all of the disciples together. And I remember being in his room as he was dying, around his deathbed. We're just a few in that room. And I told him, "Holy Father, there's just a few of us here around your bed, but St. Peter's Square is completely filled with people." And the Pope became very emotional. He said, I know why they're filled with people, because a Pope is dying, and they love me, and I love them. And then I remember putting my hands into his, and I said, I wasn't always the secretary that I should have been. You deserve much better than getting me. And he turned to me and said, "Loris, forget all of that stuff. What's important is we did the work of the Lord. We allowed the Lord to do his work in us.
We didn't spend our time collecting all of the stones that were thrown at us, but we prayed quietly, we forgave, we rejoiced, and we often said, let us love one another, let us build that civilization of love, let Pacem in Terris come alive, let there be justice and love, let it happen through us. Antes de despedirme de ustedes, quiero que me perdonen por la pobreza de mis palabras que no pueden expresar todo lo que quiero compartir y tengo dentro de mi corazón. En manera especial, quiero agradecer al pueblo de Roma por haberme acogido a mí y a Juan 23 cuando llegamos allí. Recuerdo las palabras del cardenal Tardini, el cual decía, los papas mueren, pero el papa no muere. Recuerdo claramente su último Angelus de Juan 23. Era el domingo de la Ascensión y casi lo veo, allí al lado de la ventana, levantando sus brazos hacia el cielo y diciéndole al pueblo romano, sigamos al Señor al cielo. Allí encontraremos la asamblea junta, todos unidos en fraternidad, esta asamblea bendita presidida por la mamá, por la Santísima Virgen María. Cuando Juan 23 estaba en su lecho de muerte, éramos pocos los que estábamos al lado de su cama, pero había muchísima gente en la plaza de San Pedro. Yo me acerqué y le dije eso, le dije, Su Santidad, somos pocos los que estamos aquí, pero son muchos los que esperan abajo. Y él dice, es natural, yo los amo y ellos me aman. En eso, él me pidió que me acercase a él y puso su mano sobre la mía. Y yo le dije, Su Santidad, perdóneme por no haber sido el mejor secretario que usted debería de haber tenido. Y él me dijo, no te preocupes, olvídate de eso. Hemos hecho nuestro servicio según la voluntad de Dios. No recogimos las piedras que nos tiraron. Hemos sufrido juntos, hemos amado y hemos perdonado. Amémonos los unos a los otros. Ese fue el mandato que recibimos, el mandato de una nueva civilización, que se realice Pacem in Terris, que haya paz sobre la tierra. Este es el nuevo mandamiento, fundado en la caridad y en la libertad. Perdónenme. Eminenza, carissimo Cardinale Capovilla, credo di interpretare il pensiero di tutti noi qui presenti, ringraziandola immensamente di questo colloquio, di queste parole che ci ha detto, che come ha visto ci hanno commosso profondamente. Io vedo qui le persone che sono davanti a me e molti di questi hanno le lacrime agli occhi. E grazie quindi di averci testimoniato con tanta efficacia la persona e la santità, il segreto della santità di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II, perché lei ha saputo commemorare ambedue i nostri santi con grande maestria e con grande affetto. Grazie di cuore, anche se noi sappiamo che lei non sarà a Roma con noi domenica prossima, fisicamente sarà con noi spiritualmente. Siamo profondamente uniti con lei, la ringraziamo e lei sarà certamente in mezzo a noi con tutta la Chiesa in comunione con questi nuovi grandissimi santi. Grazie ancora per il collegamento, grazie ancora per il tempo che ci ha dedicato, per il suo cuore, per la sua testimonianza. E grazie anche a Telepace e al Centro Televisivo che ci hanno permesso di vivere quest'ora straordinaria. Grazie di cuore.
Allora, credo che sia difficile adesso aggiungere altre cose o fare delle discussioni fra noi. Quindi ringrazio moltissimo Sua Eminenza Cardinale Givish, il Cardinale Capovilla, l'abbiamo ringraziato insieme. Ringrazio Don Ezio Bolis di essere venuto per supplire qualora ci fosse stato bisogno, ma non c'è stato bisogno. Ad ogni modo sia Sua Eminenza sia Don Bolis sono qui, se qualcuno desidera parlare con loro, se sono a disposizione, ecco, a vostra disposizione. Domani mattina nella sala stampa alle 11.30 per l'ultimo incontro insieme. Vuoi dire? 11.30. Nada más queremos recordarles que mañana es la última oportunidad para reunirnos en el briefing a las 11:30 de la mañana en la sala estampa, aquellos que son de aquí del Vaticano, pero también será transmitido a través de aquí el Media Center. Nos acompañará Marco Roncalli, que es el sobrino y el biógrafo de Juan XXIII, y Stanislaus Grigel, que es el profesor emérito de antropología en el... y amigo de Juan Pablo II, que es mucho más fácil. Tomorrow will be our last briefing at 11:30 in the press room of the Holy See Press Office, and the two speakers will be Marco Roncalli, who is the nephew of Pope John XXIII and his biographer, and Stanislaus Grigel, a professor, retired professor of anthropology and a personal friend of Pope John Paul II for the Institute of the Family and Marriage.